Diceva stamattina il nostro arcivescovo, lo benediremo come segno di pace alla fine di questa pandemia e rientrerà come portato dalla colomba che lo è liberò alla fine del mondo, nelle nostre case, come segno di pace e di salute alla fine di questo tempo tremendo e difficile. Però oggi celebriamo la messa del giorno, che è la messa della passione. Mentre nel rito romano si legge tutta la passione, oggi, nel rito ambrosiano leggeremo e ascolteremo il canto del servo Isaia che preannuncia la passione e ascolteremo il Vangelo dell'unzione di peccato. Con umiltà riconosciamo davanti a Dio i nostri peccati per essere degni di celebrare il santo mistero. Tu, figlio unigenito del Padre, che ti sei incaricato delle nostre colpe, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tu, servo di Dio, che ti sei fatto obbediente fino alla morte di croce, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tu, unico e necessario Salvatore, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Tu ci rinnovi, o Padre, per la beata passione del tuo unigenito fatto nostro fratello. Conserva in noi l'azione della tua misericordia, perché celebrando questo mistero ti offriamo in ogni tempo la nostra vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lettura del profeta Isaia. Così dice il Signore Dio: ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente.
Come molti si stupirono di lui, tanto era trasfigurato per essere l'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato, e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Sarebbe stato manifestato il braccio del Signore. È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un greggio. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo. Sebbene non avesse commesso violenza, né fosse inganno sulla sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore. Quando offrirà a se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, in te mi rifugio. Signore, in te mi rifugio. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio alla mia
sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai senza forza. Sono libero, ma tra i morti. Signore, in te mi rifugio. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel vacuo. Tutto il giorno piango, Signore, verso di te proteggo le mie mani. Signore, in te mi rifugio. Lettera agli Ebrei. Fratelli, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate, perdendo di danno. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra loro: che ve ne pare, non verrà la festa? Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse perché potesse arrestarlo. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva, e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì della roba di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse di poco, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che gli mettevano dentro. Gesù allora disse: lasciala fare, perché ella lo conserva per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi,
ma non sempre avete me. Intanto, una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, oggi è la Domenica delle Palme e in questa liturgia della Messa del Giorno contempliamo il gesto folle e saggio di Maria. È un gesto folle, il gesto che compie Maria di Betania, perché butta via sui piedi di Gesù un profumo che vale 300 denari, vuol dire lo stipendio di un anno, di un operaio. È un prezzo folle. Giuda lo rileva, lui che purtroppo è ladro, e venderà Gesù per soli 30 denari. Eppure questo gesto folle è un gesto saggio. Maria di Betania, infatti, vuole ringraziare Gesù perché ha riportato in vita Lazzaro e davanti al dono della vita che c'è di più grande. Quindi Maria ringrazia così Gesù e compie un gesto di estrema generosità. Chissà perché l'aveva comprato questo profumo, chissà quando l'avrebbe voluto usare. Ecco, lo spreca tutto per Gesù, perché gli ha ridato vivo il suo fratello Lazzaro. Però il gesto di Maria, oltre che folle e saggio, è anche un gesto profetico. Maria infatti compie un gesto di grande amore per Gesù e effonde non solo questo profumo preziosissimo, ma tutto il suo amore per Gesù. Indica quanto ama Gesù e asciuga i capelli, con i suoi capelli questi piedi di Gesù. È un gesto di grande amore, ma in questo gesto Maria profetizza quel gesto folle e saggio che sta per fare Gesù. Gesù infatti sta per dare la vita. Maria non lo sa, ma nel suo amore lo intuisce. E questo spreco di profumo è un segno di quello spreco della vita che Gesù farà sulla croce, dando la vita per noi, morendo per noi. Sembra una follia. Com'è possibile che Dio muoia sulla croce? Eppure è la più grande sapienza. Dice infatti l'Apostolo: stoltezza per i pagani, ma per noi che crediamo è potenza e sapienza di Dio, la croce di Gesù. E della croce ci parlava la prima lettura, profetizzando nel servo Gesù, che verrà ucciso, che verrà sepolto tra gli empi, sebbene non fosse inganno sulla sua volta, ma al Signore è piaciuto prostrarlo con voi. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vivrà lui. Gesù ha offerto se stesso sulla croce ed ora vive per sempre. Egli è diventato buon profumo per noi. Il profumo dell'amore di Dio viene dato, viene emanato, diffuso dalla croce di Gesù. Vedete, anche in questi giorni in cui siamo purtroppo lontani gli uni dagli altri, il profumo dell'amore di Dio ci trascina. E vogliamo imparare da Maria. Riserviamo questi giorni tempo al Signore, riserviamo questi giorni tanto tempo a Dio, nella settimana santa. Come Maria dedichiamo al Signore tanto tempo di preghiera ed impariamo a prenderci cura degli altri, anche a distanza è possibile fare del bene. San Paolo dice che anche noi dobbiamo diventare profumo di Cristo. Si deve sentire il buon profumo del bene che facciamo. Preghiamo per quanti sono nella sofferenza, preghiamo per chi è nell'ospedale, preghiamo per chi è verso
sui cani. Preghiamo per le povere anime, quanti sono trapassati in questi giorni, anche tra i nostri cari, quanti persone, che vogliamo accompagnare con la nostra preghiera e chiedere al Signore che li accolga nella sua pace. Facciamo del bene a chi è più povero, preoccupiamoci di un cibo che non può andare avanti, e facciamo del bene agli uni prendendoci cura degli altri, perché questo vuole il Signore da noi. Avendo deposto tutto ciò che vi è preso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella croce, nella corsa che ci sta davanti. Per deporre il peccato, se non sarà possibile tutti confessarsi, poniamo atti di contrizione perfetta, chiediamo perdono a Dio di tutto, affidiamoci alla sua misericordia, ci confesseremo appena sarà possibile, ma per intanto, spiritualmente, uniamoci a Cristo, per fare anche della nostra vita un sacrificio gradito a Dio. Uniamoci al sacrificio della croce che si rinnova su questo altare e uniamo all'amore di Dio l'offerta della nostra vita, perché il Signore ci trascini, ci unifichi, ci santifichi in Lui. Era vicina la Pasqua. La Pasqua è vicina e anche quest'anno sarà Pasqua se il nostro cuore si unirà al sacrificio di Cristo, se impareremo ad amare con Gesù i nostri fratelli e ad amare Dio con un cuore profondo. Sia lodato Gesù Cristo. Salvaci Signore Gesù, salvaci Signore Gesù. Per la Chiesa che contempla il tuo volto, umiliato e sofferente, preghiamo. Salvaci Signore Gesù. Per i carcerati, gli emarginati, per i fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito in questi giorni di pandemia, ti preghiamo. Salvaci Signore Gesù. Per i giovani, oggi è la giornata mondiale della gioventù, chiamati a essere portatori di speranza per la nostra città, ti preghiamo, salvaci Signore Gesù. Per tutti i nostri cari che il Signore ha chiamato a sé in questi giorni e per tutte le vittime della pandemia, ti preghiamo, salvaci Signore Gesù. O Dio infinitamente misericordioso che hai salvato il genere umano con la morte del tuo direttissimo figlio, dona alla Chiesa che celebra fedelmente il mistero della Pasqua la pienezza della tua gioia. Per Cristo nostro Signore. Amen. E nelle vostre case sia pace tra voi. O Padre clementissimo, accogli questo pane, perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio. Amen. Sangue.
Padre clementissimo, accogli questo vino, perché diventi sangue di Cristo tuo Figlio. In comunione con tutta la Chiesa, sparsa in tutta la terra, professiamo la nostra fede cattolica. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti sempre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo, sì dalla destra del Padre. Il nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e i figli adorati e glorificati e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il popolo dei credenti sia santificato, Padre, dall'offerta di questo sacrificio che ci ha riconciliato con te, quando eravamo lontani dalla tua amicizia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni modo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, Cristo tuo Figlio, il giusto che non conobbe la colpa, accettò di patire per noi e consegnandosi a una ingiusta condanna, portò il peso dei nostri errori. La sua morte ha distrutto il peccato, la sua risurrezione ha ricreato la nostra innocenza. Per questo mistero d'amore, unite agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti adori. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, che diventino il corpo ed il sangue di Gesù Cristo,
tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazia, questo sacrificio, vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e aggiungiamo nel corpo e sangue del tuo Figlio. Dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo un Cristo, un solo corpo e un solo Spirito, egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio, Sant'Agata, Sant'Egosio, tutti santi, i nostri intercessori presso di te, per questo sacrificio di riconciliazione. Dona Padre, pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti giusti, che in pace e con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te mio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito,
Gesù Cristo è vivente qui in mezzo a noi e ci insegna a dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria, messa. Signore Gesù Cristo, che hai detto che apostolo, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivrai nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Questo insieme promenade,
Cristo nella gloria del Padre. In te la invito tutti quanti che siedono da lontano a pregare per la comunione spirituale. Gesù, credo che tu sia veramente presente nel Santissimo Sacramento dell'Altare. Poiché non posso ricevere sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto ti abbraccio, e tutto ma fino a te. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo figlio nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e per quelli del mondo intero, per gli anni del purgatorio, per la salvezza del mondo, per l'unità e la grazia della tua salvezza. Preghiamo. I misteri che abbiamo celebrato ci rendano santi, o Dio vivo e vero, e ci dispongano a ricevere la grazia in questi giorni pasquali. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica gli anima Oh, dear.
Buonasera a tutti. Ricordo che ci vedremo al giovedì santo alle ore 21. Buona serata. Sia lodato Gesù Cristo.